Ciao, i Chromebook stanno per tornare in Italia, lo ha detto Google pochi giorni fa, è una notizia ufficiale. Questo è il nuovo modello Samsung, si chiama semplicemente Samsung Chromebook 2, è disponibile negli Stati Uniti e in Inghilterra in due versioni, la 11 pollici da $319 e la 13 pollici da $399 in bianco o in nero. È un modello un po' particolare che costa un po' di più degli altri, ma io lo sto provando da almeno una decina di giorni e adesso sono pronto a dirvi come va. La prima cosa da dire su questo Chromebook è che è un modello ARM, è l'unico ARM di nuova generazione, usa il processore Exynos Octa-Core, il 5420, usato anche nella linea Galaxy Tab Pro, ma anche nello smartphone, il Galaxy S, con grafica Mali T628MP6, 2 o 4 GB di RAM e 16 GB di spazio interno. L'11 pollici, ovvero questo, ha display opaco e risoluzione di 1366x768 pixel, mentre il 13 pollici è un Full HD, però lucido, quindi poco meno adatto per l'uso all'esterno. Altra caratteristica che lo rende unico in tutto il mercato Chromebook attuale è il design, che riprende quello della linea di Ultrabook Samsung ATIVBook 9. Qua è proposto chiaramente interamente in plastica e non con parti in metallo, ma comunque le linee sono quelle. Pesa 1100 grammi, lo spessore medio è di 16 mm, quindi siamo davvero su livelli altissimi, su livelli di un MacBook Air, per farvi capire. È tutto fabbricato abbastanza, in modo abbastanza solido, diciamo, per un portatile di questa fascia, non ci sono scricchiolii o brutti rumori, è completamente opaco sul fondo, all'interno anche, quindi ottimo per le impronte digitali, e all'esterno la finitura finta pelle di Samsung, che io inizialmente ritenevo abbastanza pacchiana, ma che devo dire che qua, così come sul tablet che abbiamo visto, Galaxy Tab Pro, dà veramente il meglio di sé. Tra l'altro lo rende anche antiscivolo, quindi facilita la presa, lo rende veramente molto più portabile. Lo spessore e la qualità costruttiva e il design di questo Chromebook sono i migliori del settore Chrome OS attuali e sono probabilmente il motivo che porta il prodotto a costare più degli altri. La piattaforma ARM lo rende anche fanless, completamente privo di ventole e completamente privo di parti meccaniche, in questo caso perché il disco è un SSD, quindi oltre ad essere assolutamente silenzioso, se non vedete il LED di accensione non capite che è acceso perché non esce niente dal telaio, lo rende anche molto più resistente negli spostamenti, molto più adatto ad essere sballottolato in borsa, perché chiaramente non c'è nulla di meccanico all'interno e nulla che si può rompere con l'usura, con un colpo accidentale e via dicendo. Vi starete chiedendo se la piattaforma ARM ha dei compromessi, e c'è da dire che effettivamente dal punto di vista delle prestazioni non siamo a livelli di un Celeron Haswell usato negli altri Chromebook, di Acer, Lenovo, no? HP, di cui abbiamo parlato molte altre volte. Qua comunque, dal mio punto di vista, si hanno le prestazioni adeguate al tipo di macchina. Vi faccio un esempio: tenere aperti 10-15 tab con pagine web anche abbastanza pesanti, come può essere lo stesso Google Plus o la pagina di The Verge, per farvi capire, non comporta alcun tipo di rallentamento. Aprire filmati in Full HD anche in locale, seppur con qualche limite sul formato di codec supportati, perché non ci sono ancora player proprio molto maturi, ad esempio con gli MKV si hanno un sacco di problemi, ma comunque dal punto di vista prestazionale siamo su ottimi livelli. Anche i benchmark, che contano quel che contano, ma qui comunque dimostrano che c'è stato un incremento prestazionale notevole rispetto alla piattaforma precedente, ed è bene che sia così, perché il vecchio Exynos in questo momento sta dimostrando tutti i suoi limiti, e che insomma siamo sì sotto un Haswell, ma non in modo così importante. Diciamo che siamo a livello di un Baytrail, quindi se quel tipo di esperienza vi basta su un portatile, io credo che sia sufficiente. Ecco, la potete trovare anche qua in modo un pochetto migliore, perché la piattaforma è chiaramente ottimizzata per la navigazione web, tutto quello che è HTML5 e JavaScript vola su questo prodotto. Però chiaramente sopra questo limite, quando iniziate ad avere aperti più video in Full HD o iniziate ad avere siti abbastanza pesanti, diciamo 4-5 siti abbastanza pesanti, vi accorgete di una certa incertezza, vedete tutto che è un pochetto meno reattivo. E ecco, l'autonomia però è molto buona, sono arrivata a 7 ore con luminosità al 70-80% e wifi attivo. Ovviamente Samsung dichiara 8 ore e mezza, è una durata un po' sovrastimata secondo me, anche perché la luminosità va tenuta un po' alta, lo schermo non è proprio memorabile, ma è comunque un'ottima autonomia, comunque doppia rispetto a quella degli ultraportatili di pari prezzo, che poi in realtà costano un po' di più, disponibili in questo momento sul mercato con Windows, ed è un ottimo risultato, dai, visto lo spessore e la leggerezza del portatile. Non conosciamo esattamente i consumi della piattaforma interna, ma dovrebbero essere su 3
4 watt, quindi immagino che dentro non ci sia neanche una batteria poi così capiente. E poi c'è un'ottima abbinata di tastiera e touchpad. La tastiera a tasti ad isola leggermente scavati hanno una corsa davvero breve, ma serve un po' di pressione per premerli, assolutamente non flette. L'ho trovata la migliore tastiera sul Chromebook che ho provato fino adesso, molto migliore di quella del modello del Samsung dello scorso anno, davvero un'ottima tastiera. Lo stesso vale per il touchpad, che anche qui, senza starvi a dire molto, comunque è sensibile, è silenzioso, finalmente lo premete e si sente appena il tasto, ma soprattutto si riesce ad utilizzare al posto di un mouse, e questa credo che sia la cosa più importante per un portatile. Per riassumere, rispetto al modello Samsung uscito lo scorso anno, abbiamo un'autonomia praticamente doppia, prestazioni molto superiori, uno schermo più luminoso, un'ottima tastiera, un ottimo miglioramento nella tastiera e nel touchpad, ed un design che insomma non ha bisogno di altri discorsi. Di contro il prezzo è più alto, perché si è passati da $249 a $319, e questo è forse il motivo che mi porta a consigliarvi questo Chromebook 2 soltanto se siete degli esperti. Vi spiego meglio: se siete alle prime armi, se state cercando il vostro primo dispositivo Chrome OS, puntate un modello Intel, prendete un modello con Celeron Haswell, perché è più potente di questo. Sì, è un pochetto più dozzinale, tutti hanno un telaio, una qualità costruttiva un pochetto più bassa, pochi hanno anche schermi opachi, quindi adatti all'esterno, però hanno un'autonomia che è paragonabile a questa, prestazioni molto migliori e costano meno. Chiaramente, come prima macchina, come macchina che deve farvi capire se potete continuare a utilizzare Chrome OS o se invece dovete per forza avere a che fare con una macchina, con un portatile tradizionale e poi magari cambiare il sistema operativo, sono consigliati i modelli Intel. E attenzione che i prossimi modelli Intel, quelli che usciranno da giugno in poi, da metà giugno in poi, saranno meno potenti di quelli che sono adesso sul mercato, perché avranno sì processore Bay Trail, quindi consumi più bassi, probabilmente alcuni anche telaio fanless come questo Samsung, quindi niente ventole, niente rumori, però le prestazioni saranno in linea con quelle di questo modello, non con i modelli attuali, e questo potrebbe essere un problema se avete bisogno di una macchina da utilizzare in un modo un pochetto più impegnativo. Trovate maggiori informazioni, ho scritto cose un pochetto più tecniche, compresi metodi per installare Linux su questa macchina, perché si può fare, ma anche informazioni più generiche sulla categoria Chrome OS, parliamo spesso dei mini PC Chromebook, degli All-in-One Chrome Base, su evolution.it.